Buongiorno e ben ritrovati alla Regola della Sostenibilità, il programma di approfondimento del lunedì dalle 10.30 alle 11.30 con Fra Italo Sant'Agostino e Tony Augello. Benvenuti a tutti, bentrovati oggi il 13 maggio. Eh già. E ci tenevo a dirlo perché il 13 maggio apparve Maria. Come dice la prima strofa. La nota canzone basata su un fatto effettivamente storico, ossia l'apparizione di Santa Maria di Fatima. E lo dico anche all'inizio di questa trasmissione, non per una curiosità in genere, perché comunque ci piace sempre iniziare un po' dai fatti di casa nostra. Però Maria era il 1917, è apparsa a tre pastorelli. Cioè tre bambini che stavano in realtà già lavorando, erano nei campi ed erano a contatto con gli animali, con la natura. E perché ti dico questo? Perché proprio stamattina stavo parlando con Padre Rinaldo, che ha realizzato questo bellissimo presepe nel quale i bambini entravano in contatto con gli animali come qualcosa di ignota, di... erano gioiosi, erano felicissimi. Allora la provocazione un po' di oggi è che magari noi vediamo questo fatto che dei bambini lavorassero come un qualcosa di terribile da assolutamente mettere da parte, mentre però magari forse i bambini di oggi lavorano peggio e il doppio rispetto a quelli di prima in contesti che li stressano, che esigono continuamente da loro prestazioni e che a volte, non lo so, gli vogliono imbottire di chissà quali conoscenze e poi però si stupiscono e trovano la gioia di vivere semplicemente davanti a un animale da scoprire e da nutrire. Eh sì, anche perché se effettivamente rifletto sulle tue parole, Fra Italo, oggi i nostri bambini vivono gran parte del loro tempo o tra le mura di una scuola, o tra le mura domestiche, o in quelle altre realtà, sempre al chiuso, dove palestre, fanno ludoteche, altro tipo di attività. Il contatto con la natura è effettivamente ridotto al minimo. E questo magari li porta a non potersi muovere più di tanto, a non respirare aria pura, a non conoscere le meraviglie del creato. Io ti confesso che ogni volta che vado a passeggiare in natura mi sento nella grande cattedrale del creato, quindi ecco, questo afflato con il creatore è un peccato che non si abbia l'opportunità di viverlo quotidianamente come i pastorelli di fatto. E quindi oggi ci prendiamo questa riflessione proprio sulla sostenibilità, quindi bambini, ecco, certo, preserviamoli dai lavori e dalle responsabilità che non sono dell'infanzia, ma doniamoli un'infanzia fatta di natura, fatta anche della bellezza, del gioco e della spensieratezza a contatto anche con gli amici animali, che sono un grande segno dell'amore di Dio. E poi ecco, la creazione ha tanto da insegnarci, si rinnova. La natura che si rinnova sempre nei suoi cicli, senza inquinare, come del resto purtroppo facciamo noi, in maniera particolare dalla rivoluzione industriale ad oggi, motivo per cui, lo dicevamo già settimana scorsa, si stanno susseguendo una molteplicità di eventi e di festival proprio per discutere di questi temi, e pare che maggio sia un mese eletto per questo tipo di maggio è il mese dei appuntamenti. Festival. Sarà sì. Che appena il tempo inizia a permettere un po' di viaggiare con più comodità, con più rilassatezza, ecco, si approfitta. E quindi c'è innanzitutto questo grandissimo festival, quello principale relativo alla sostenibilità, che è il Festival dello Sviluppo Sostenibile. Ne abbiamo già parlato, dal 7 al 23 maggio. Dicevo Festival dei Festival perché in realtà è una grande iniziativa a livello nazionale che raccoglie tutte le iniziative che, quindi, anche se organizzate da persone esterne, possono confluire all'interno di questa grande iniziativa, proprio perché tutta la nazione deve confrontarsi su questi temi. Sì, e poi questo dal 7 al 23 maggio, quindi siamo proprio nel cuore del festival. Invece dal 23 al 26 maggio, quindi quasi in una staffetta ideale, ci sarà il Festival dell'Economia, organizzato dal celebre periodico, dal noto periodico Il Sole 24 Ore. Tra l'altro, Fra Italo, stamattina, se le coincidenze astrali sono favorevoli, dovremmo avere in collegamento con noi il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, che
ci onorerà della sua presenza e con il quale potremo scambiare due chiacchiere non solo sul festival, ma anche appunto sui temi adesso sottesi. Tra l'altro un festival con un titolo molto particolare. Questa è una curiosità che vale la pena sottolineare, perché dice proprio Quo Vadis, punto interrogativo, i dilemmi del nostro tempo. Questo Quo Vadis è una domanda, diciamo, leggendaria, che Pietro, fuggendo dal carcere da Roma, insomma, se la stava svignando, incontra proprio Gesù e gli fa questa domanda: dove vai, Quo Vadis? E Gesù dice: sto andando a Roma per essere crocifisso una seconda volta. Allora Pietro, che stava fuggendo, in realtà capisce la sua responsabilità, si volta, torna a Roma e affronta quello che stava, insomma, per succedere anche a lui. Bene, bella, quindi è importante la scelta del tema, una domanda, un interrogativo che ci richiama alle nostre responsabilità. Quindi 10:45 circa la chiacchierata con il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Poi, come di consueto, ci saranno le riflessioni per dare, come dire, uno sguardo insieme alla puntata di oggi, le riflessioni della comunità di San Giovanni Rotondo di Laudato Si, e chiuderemo con un focus sui temi sul tema dell'acquaponica, questa particolarissima modalità di produzione agricola molto sostenibile. Lo faremo con la dottoressa Federica Stella Blasi dell'Università del Salento. Prima però di arrivare a questi temi, c'è un altro argomento di cui vi volevamo parlare in apertura, che è quello del diritto alla riparazione. Oh, finalmente abbiamo una buona notizia, che il Parlamento europeo ne ha approvato la norma che riconosce appunto questo diritto. E che cos'è questo diritto alla riparazione? Poi, sostanzialmente, noi siamo abituati adesso ad avere un approccio con gli oggetti abbastanza provvisorio, no? E tante volte ci siamo sentiti dire, portandolo a cercare una soluzione al guasto, ma conviene comprarne uno nuovo perché ripararlo alla fine costa più che comprarne uno nuovo. Ecco, ce la siamo sentiti dire tutti questa frase, anche per un piccolo tranello, insomma, un sottile modo di fare che si chiama obsolescenza programmata. Utilizzo questo termine un po' complicato, ma che è nato tanto tempo fa, prima con le lampadine, insomma. Si sono accorti i produttori delle lampadine che a un certo punto se ne vendevano di più se ne limitavano le ore di funzione, quindi da 2000 divennero 1000 e così vendevano il doppio delle lampadine. Poi fu applicato alle calze. Le calze di nylon erano molto resistenti, hanno capito che erano troppo resistenti, non se ne vendevano più. Allora hanno deciso di abbassare la resistenza del nylon e hanno capito che ne vendevano di più. E questo succede con tutti i nostri prodotti, la batteria del cellulare integrata. Quindi è difficile da sostituire lo schermo e costa tanto. Allora ci sono tanti piccoli trucchi che fanno in modo che quell'oggetto che tu hai sia molto difficile da riparare. Allora, ecco, finalmente si sta premendo affinché le aziende innanzitutto iniziano a ridurre tutti questi trucchi per poterne vendere di più, perché questi sono contro l'agenda di cui tanto noi parliamo, no? Cerchiamo di rendere le cose che funzionino più a lungo possibile, e quindi dovranno anche provvedere ai clienti dei kit di riparazione, soprattutto i ricambi necessari per un tot di anni anche dopo la fine di produzione dell'oggetto o del prodotto in questione. È una normativa indispensabile, perché, come vi abbiamo invitato spesso a riflettere, non è la sostituzione del singolo oggetto in sé a porre il problema, ma quella moltiplicazione che dobbiamo fare, ovviamente, per i miliardi di abitanti che vivono attualmente sul pianeta e che quotidianamente, se non quotidianamente, con una certa frequenza, appunto, hanno bisogno di sostituire gli oggetti che li accompagnano durante la propria esistenza. Quindi è quel fattore moltiplicatore che complica tutte le cose e che facilita l'inquinamento. Quindi questa normativa tende a ridurre questi sprechi e a ridurre questi numeri, proprio per evitare che l'inquinamento, ecco, abbia queste conseguenze poi devastanti, che abbiamo già visto in termini di microplastiche che si disperdono nell'ambiente e negli oceani, per l'inquinamento delle falde acquifere, quindi
la stessa introduzione, risalita potremmo dire così, degli agenti inquinanti perfino nella catena alimentare. Quindi speriamo sia poi, sono molto anche contento perché, se ci pensiamo, ritornerà un pochino in uso una figura professionale un po' mortificata ultimamente, che era quella del tecnico riparatore, che, a dire la verità, e quando ero bambino mi sarebbe piaciuto fare quel lavoro, mi piaceva smontare, mettere mani, aggiustare. Ecco, adesso è un po' raro trovarne uno, perché giustamente che lavoro devono fare? Dire che bisogna comprare uno nuovo. Ecco, adesso è un tipo di lavoro che sicuramente tornerà un pochino ad essere richiesto e quindi disponibile. Figura professionale senza dubbio molto affascinante e che può aiutare anche a ripopolare i borghi. Molte volte abbiamo parlato anche dello spopolamento delle aree interne, dove magari appunto queste figure possono trovare il loro posto nel mondo. Bene. Perché è una forma di artigianato sostanzialmente. Certo, assolutamente sì. Bene, ci auguriamo quindi che le nostre speranze non siano vane e che queste buone pratiche tornino a diffondersi. Ultime notizie legate sempre agli eventi che riguardano il mondo della sostenibilità tra il mese di maggio e quello di giugno, che vediamo già all'orizzonte. C'è la conferenza nazionale delle Green City, proprio per rendere le città più sostenibili, le città che sono quelle aree urbane dove maggiormente si addensano i cittadini, le persone. E poi una questa è la conferenza che si terrà il 3 giugno, lo leggiamo nel manifesto in alto a destra, tra le 9 e le 13:30 presso l'IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, quindi proprio nel centro di Milano, una conferenza che si inserisce nel Green Blue Festival, che appunto è uno degli altri festival che si sviluppa in questo periodo attorno al tema della sostenibilità. Bene, fra Italo, tirerei un attimo il fiato, ci fermiamo solo per qualche istante, poi, come anticipato, dovremmo avere in collegamento con noi il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, per fare un focus sulla 19ª edizione del Festival dell'Economia a Trento, quello di cui appunto si ragionava intorno al titolo, molto interessante e intelligente, Quo Vadis, i dilemmi del nostro tempo. Linea alla regia, quindi, e a tra pochissimo. A tra poco. Fra Italo, ritorniamo in diretta con un collegamento d'eccezione, come anticipato, lo vedo già nel nostro maxi schermo, è con noi il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Buongiorno direttore, ben trovato. Benvenuto direttore. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito, eccomi qua. Grazie a lei per la disponibilità, inutile dirle quanto siamo felici di questo collegamento, tanto più che a breve partirà la 19ª edizione del Festival organizzato dal Sole 24 Ore, il Festival dell'Economia di Trento, quest'anno tra l'altro con un titolo molto particolare, Quo Vadis, i dilemmi del nostro tempo. Stiamo scaldando i motori, ormai ci siamo, è un grande appuntamento dell'anno. Nel 2023 abbiamo avuto in 4 giorni 40.000 persone, soprattutto giovani, che si sono alternati a Trento, e quest'anno contiamo di fare ancora meglio. Il programma è un programma davvero significativo e tutto all'insegna del titolo. Il titolo, lo hai ben ricordato, è Quo Vadis, i dilemmi del nostro tempo. Lo abbiamo scelto perché questa è un'epoca di grandi punti interrogativi, di grande incertezza, e è importante che ci siano scelte consapevoli e che queste scelte consapevoli le facciano i popoli e non chi li governa. È importante perché sono scelte da cui dipendono i destini del mondo. Ecco, ci richiama con questo suo intervento ad una responsabilità personale. Ognuno di noi deve fare la propria parte. È un po' il senso del nostro programma, la regola della sostenibilità, rendere più consapevoli, spronare alle buone pratiche quotidiane. È vero però anche che senza il supporto dei governi forse non si arriva così lontano, dico bene?
Sì, certo, è proprio così. Però servono scelte, ripeto, consapevoli, e per fare scelte consapevoli occorre un patrimonio di conoscenze che spesso non c'è. Faccio un esempio: la transizione energetica. Si stabiliscono dei principi che sono da tutti condivisi. Il problema poi è che quando si passa dal dire al fare, non c'è un'esatta consapevolezza di che cosa questo significa. È chiaro che anche qui ricorro a un esempio: l'auto elettrica. Ma chi è contrario a un mondo in cui le automobili inquinino di meno? Anzi, nessuno. Il problema è se davvero l'auto elettrica è la risposta a questa necessità, e anche in quali tempi questo processo è bene che venga compiuto. Non c'è, io credo, una consapevolezza diffusa di quello che questo significa. Ma faccio anche un esempio, un altro esempio: la geopolitica. La geopolitica, oggi siamo in un mondo in cui sono in corso 60 guerre. Una di queste è in Europa, in Ucraina. Ma chi avrebbe mai detto che la guerra sarebbe tornata in Europa? Invece è così da 2 anni, e adesso ce n'è un'altra, un tiro di schioppo in Palestina. Ma come si esce da questa situazione? Dobbiamo davvero rassegnarci a uno scenario in cui la guerra è tornata a essere strumento di soluzione dei conflitti, oppure c'è una strada diversa? Ecco, su questi argomenti è bene che cresca il dibattito, il confronto, e da questo punto di vista il Festival del Comune di Trento è una straordinaria occasione, perché vede un scenario di uno coinvolgimento di tante personalità che magari la vedono su fronti diversi, ma che saranno lì per confrontarsi, e da questo confronto, da questa dialettica, l'obiettivo è quello di far crescere, per l'appunto, la consapevolezza delle scelte. Sì, sarà poi che proprio in questa domanda dove vai è un po' nascosto tutto questo, proprio voler aprire gli occhi circa quelle che sono le tue vere intenzioni, no? Pietro se l'è rivolta, insomma, però poi alla fine l'ha trovata riversata su se stesso. Non voglio complicarla troppo, però sarà che c'è effettivamente in questo clima un po' una situazione di slogan contro concretezza. E siamo ormai al momento di dover passare dagli slogan a ciò che è la concretezza. Io credo che sia importante che nel passaggio dal dire al fare si colgano i pro e i contro, si capisca quali sono le spinte che è opportuno seguire e quali sono invece le controindicazioni che è importante tenere presente. In questo percorso noi avremo presenze eccellenti, ricordo 5 premi Nobel, 80 cattedratici da università di tutto il mondo, esponenti anche della politica italiana e internazionale, ma soprattutto del mondo delle università, perché questo è un festival che è un festival soprattutto di giovani, e saranno loro anche quest'anno i protagonisti. E il mondo dell'università è un mondo che seguiamo da vicino anche noi, non a caso il collegamento successivo sarà con l'Università del Salento, dove si stanno sviluppando dei progetti di acquaponica molto interessanti, una delle pratiche di agricoltura più sostenibili al mondo oggi. Direttore, 19ª edizione, ecco, per restare un po' sulla scia della differenza, della distanza tra il dire e il fare. In questi 19 anni, secondo lei, che cosa è cambiato sul versante dei pro? È cambiato il mondo. Se noi pensiamo a com'era la nostra vita 20 anni fa e a come oggi, davvero siamo stati tutti protagonisti, a volte senza rendercene neanche del tutto conto, di cambiamenti epocali. Voi pensate, basta ricordare che cosa ha significato lo sviluppo di internet, oppure della telefonia cellulare. Ormai gli smartphone è come se fossero il terzo braccio, oppure
ancora di più, una seconda testa di tutti noi, nel bene e nel male. Ma dobbiamo avere la consapevolezza, e a questo serve anche il Festival di Trento di quest'anno, per l'appunto la 19ª edizione, che questi cambiamenti epocali sono nulla rispetto a quelli che ci aspettano. Primo tra tutti, l'intelligenza artificiale. Sta già ora cambiando la nostra vita e la cambierà sempre di più, sia nella parte personale sia in quella del mondo del lavoro. E per questo all'intelligenza artificiale sono dedicati una decina dei tanti eventi programmati in questi 4 giorni. Avremo anche Padre Benanti, il francescano che è a capo della commissione che ha nominato il governo proprio sull'intelligenza artificiale. Ecco, direttore, noi entriamo con questa TV nelle case delle persone, cercando proprio di riuscire a portare concretezza e consapevolezza sui temi della sostenibilità, e non è facile perché ci sono tanti termini tecnici, ci sono tante cose che a volte possono sembrare solo teorie. E però cogliamo il sentimento delle persone a casa, che a volte è quello di una certa sfiducia, perché soprattutto vedono i loro figli che non trovano lavoro, vedono cambiare tante abitudini della società. E non sono però loro gli addetti ai lavori, quindi sentono di doversi affidare a qualcuno. E oggi c'è il suo volto, il tuo volto, voglio darti del tu, nelle loro case. Ti senti di dare a loro una promessa, una speranza nel dire: ci sono persone come me che si stanno occupando di queste cose pensando anche al vostro bene, e quindi dove voi non potete arrivare ci sono le nostre braccia, le nostre competenze, le nostre menti e la nostra voglia di impegnarci per il bene? Io però ho rivolto alla frittata, se mi permetti, e dico che ognuno il destino deve prenderlo nelle sue mani e quindi non delegare, ma cercare di capire e il passaggio successivo è essere protagonisti di cambiamenti che possono avvenire anche nel quotidiano. C'è una realtà che ha tante facce e sono proprio quelle che verranno raccontate nel Festival di Trento, e sono facce che riguardano la vita di tutti noi. Hai parlato dei giovani, delle difficoltà di trovare lavoro. Ecco, la rivoluzione del mondo del lavoro sarà uno dei temi approfonditi a Trento, perché oggi c'è anche una situazione un po' paradossale. Alla fine, negli ultimi anni, l'occupazione è cresciuta, ma ha tagliato fuori proprio una parte significativa dei giovani. Bisogna cercare di capire perché. Oggi in Italia ci sono 500.000 posti di lavoro pronti per essere occupati e non ci sono le professionalità adeguate per ricoprirli. C'è una questione demografica per cui l'Italia si sta trasformando in Villa Arzilla. Noi tra una ventina d'anni avremo 3 italiani su 4 che avranno più di 65 anni. Il livello delle nascite è sceso sotto 400.000 nascite all'anno, che rappresentano, secondo i demografi, un punto di non ritorno. Ecco, qui occorre capire e soprattutto occorre cercare di farsi gli strumenti per essere protagonisti. E certamente la delega rientra nella democrazia, ma deve essere una delega consapevole e non può essere una estraniazione dalla volontà, da un atteggiamento che deve essere quello di intervenire, di essere pronti a dare dei contributi quotidiani, nel piccolo, ma anche nel grande, di una democrazia che deve essere vissuta attraverso la partecipazione, perché sennò non è più democrazia. Grazie direttore. E allora vediamoci a Trento dal 23 al 26 maggio per la 19ª edizione del Festival dell'Economia. Se queste sono le premesse, sarà un'altra grande edizione di questo prezioso festival. Grazie mille per essere stato con noi, direttore. Grazie a voi, se mi consentite un'ultima battuta di pochi secondi, ci saranno anche il Cardinale Ravasi che farà l'introduzione al festival nella giornata di inaugurazione e anche il Cardinale Zuppi.
con molto piacere invitiamo tutti quanti i nostri telespettatori a collegarsi con il sito ufficiale della manifestazione, lo avevamo visto in apertura, e con i vari canali social e YouTube per seguire anche quegli appuntamenti che andranno in diretta streaming. Ancora buon lavoro, direttore, e arrivederci a presto, magari a fine festival, per fare un bilancio di quello che è successo. Molto volentieri. Arrivederci, direttore, grazie mille. Grazie a voi. E noi restituiamo la linea alla regia, ma ci ritroviamo subito dopo. E dopo la bella chiacchierata con il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, fra Italo, come anticipato del resto nella stessa chiacchierata, adesso facciamo un salto in Salento, perché è collegata con noi la dottoressa Federica Stella Blasi, economista e project manager della ricerca presso Unisalento. Buongiorno dottoressa, ben trovata. Benvenuta Federica. Buongiorno a voi e bentrovati anche ai vostri telespettatori. Con, ecco, se posso darti anch'io del tu, con te parleremo di un... Parleremo di un tema assolutamente interessante per quello che riguarda il nostro mondo della sostenibilità, perché parleremo di acquaponica, una delle possibilità di coltivare più sostenibili che esistano. Però ecco, è anche una delle meno conosciute, probabilmente, sicuramente tra il grande pubblico, per cui dottoressa ti chiederei di spiegarci che cos'è e perché è più sostenibile dell'acquacoltura e dell'agricoltura convenzionali. Allora, iniziamo dalla definizione. L'acquaponica è una pratica che integra l'allevamento di pesci, quindi, o crostacei, quindi l'acquacoltura, con la coltivazione fuori suolo dei vegetali, l'idroponica. Se ci riflettete, il termine stesso acquaponica sintetizza queste due pratiche, dato proprio dall'integrazione di queste due pratiche. L'idea e il fondamento di questa pratica consiste nel riutilizzo dei reflui e quindi degli scarti prodotti dai pesci, che invece di essere buttati, vengono riutilizzati, diciamo quasi completamente, e una volta filtrati da batteri buoni, chiamiamoli così, vengono immessi nel sistema di coltivazione fuori suolo. Quindi le piante con le loro radici trattengono tutte le sostanze organiche che servono a loro per crescere, e di fatto filtrano nuovamente quell'acqua che può ritornare all'interno del sistema di vasche dove si trovano i pesci. Potete quindi intuire molto, molto facilmente che è un sistema che promuove un uso efficiente della risorsa idrica, dell'acqua, che sapete perfettamente essere un bene fondamentale, purtroppo, ai noi, sempre più difficile da tutelare. E questo è uno dei principali vantaggi, dei benefici ambientali dell'acquaponica. In realtà, se ci spostiamo, se analizziamo il sottosistema della coltivazione idroponica, il fatto stesso di poter coltivare, produrre per esempio degli ortaggi o dei piccoli frutti senza l'utilizzo del suolo è un ulteriore beneficio ambientale, soprattutto in quei contesti del mondo in cui la coltivazione, per tutta una serie di motivi, anche di natura ambientale, climatica, non è possibile, almeno in senso convenzionale. Quindi questo sistema è di fatto più versatile, si adatta a contesti dove non c'è disponibilità di suolo o l'acqua è una risorsa a tal punto preziosa che non possiamo permetterci di sprecarne neppure una piccolissima quantità. Sì, io ho scoperto proprio oggi questa novità di questo modo di combinare, no, la natura da sfaccettature diverse. Volevo esprimere una considerazione che ho fatto immediatamente quando ho visto anche gli impianti, che sono bellissimi. E la bellezza, secondo me, è portatrice di un significato in questo ambito. Quindi vedendo la vita di queste creature, i pesci, che è straordinaria, vedere quella delle piante che insomma si combinano, veramente apre gli occhi su quanto sia bella la natura e quanto sia poi da parte nostra il passo giusto quella di farla mettere in dialogo una creatura con l'altra. Io non so se anche
lei o tu, mi sono permesso prima, scusami, di prendere confidenza perché ti ho vista sorridente e veramente con un impatto molto gentile. E non so se anche tu provi un determinato tipo di emozioni quando vedi la natura che si integra in questa maniera e noi spettatori di una bellezza che è un dialogo poi, una forma di amore tra le creature. Sì, una sensazione che condivido e assolutamente diamoci del tu, perché la pratica stessa in realtà non è un'invenzione dell'uomo. Cioè, l'uomo nel corso degli anni è una pratica molto antica, ma soprattutto dagli anni 70 in poi, quando si è iniziato a recuperare questa pratica, mima quello che avviene in natura, appunto una vera e propria simbiosi tra esseri viventi che insieme prosperano in modo, possiamo dire, sano, sicuro. Soprattutto poi quando questo avviene e l'acquaponica ce lo consente, noi stiamo lavorando, il nostro laboratorio sta lavorando in questo senso, in ambienti cosiddetti controllati, al chiuso, e quindi ambienti tutelati da tutta una serie di problematiche di natura climatica o altro tipo di problematiche più strettamente legate, per esempio, alla sopravvivenza degli organismi, quindi parassiti, eccetera, eccetera. Però assolutamente quello è il principio: è mimare ciò che avviene in natura e fare in modo di garantire al consumatore finale un alimento, degli alimenti che siano il più possibile sani, sicuri e sostenibili. Bene, dottoressa, se può dedicarci un altro po' di tempo, io le chiederei la gentilezza di avere un po' di pazienza per una pausa pubblicitaria, perché poi mi piacerebbe chiederle delle attività di ricerca che proprio in questo senso svolge quotidianamente il laboratorio di Urban Farming del Dipartimento di Ingegneria e dell'Innovazione di Unisalento, presso cui presta il suo servizio. Va benissimo. Perfetto, allora restituiamo momentaneamente la linea alla regia, noi ci ritroviamo tra pochissimo per andare a vedere più da vicino questi progetti di acquaponica che vengono sviluppati nell'Università del Salento. È il momento di fare un focus sull'attività di ricerca del laboratorio di Urban Farming del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Unisalento. Quindi, dottoressa Blasi, ecco, la pregherei di illustrarci il lavoro svolto finora. A supporto abbiamo anche delle immagini video, quindi ecco perché l'acquaponica può essere una delle strade da percorrere per una maggiore sostenibilità in agricoltura. La risposta che di getto ti darei, ritorno a darci del tu, è che le pratiche attuali, quindi di agricoltura convenzionale o di acquacoltura convenzionale, non sono sostenibili. Soprattutto se consideriamo, come ci dice la FAO, che nel 2050 la popolazione mondiale sfiorerà la quota dei 10 miliardi di abitanti. Quindi non possiamo contare sulle attuali pratiche, considerato anche l'impatto ambientale che comportano. Quindi l'acquaponica può essere una strategia, un sistema alternativo più sostenibile, lo dicevamo, e che proprio per la sua versatilità si presta ad essere innestato nel contesto urbano. Il nostro è un laboratorio che ha concentrato gran parte dei propri sforzi di ricerca, e per questo devo ringraziare tutti i colleghi, non soltanto del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ma anche del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell'Università del Salento. Proprio sulla necessità e sulla sfida di contestualizzare la produzione agroalimentare
nell'ambito delle città. Perché? Perché le città saranno i luoghi più densamente popolati. Ci dice sempre la FAO che oltre il 66% della popolazione mondiale si concentrerà nei grandi centri urbani e dobbiamo fare in modo di avvicinare il più possibile i luoghi della produzione agroalimentare ai luoghi in cui il cibo viene consumato. Quindi tutti i nostri sforzi, o meglio, la gran parte dei nostri sforzi si concentra nella direzione di rendere questi sistemi scalabili, quindi in grado di soddisfare una domanda alimentare crescente, compatibili con l'ambiente urbano e, permettetemi di dire, anche resilienti rispetto ai cambiamenti climatici, perché purtroppo lo vediamo, ahinoi, quotidianamente, non soltanto nel resto del mondo, ma anche in Italia, la produzione alimentare è sotto scacco, è sotto lo scacco del cambiamento climatico e degli effetti che sono sempre più dirompenti. Aggiungo però che, come avrete intuito, si tratta di una pratica, di una ricerca che richiede competenze di varia natura che afferiscono a campi differenti e la forza del nostro laboratorio, del nostro centro di ricerca è proprio integrare professionalità, competenze che hanno a che fare con l'automazione, con l'agroecologia, le biotecnologie, l'ingegneria dei materiali e in generale con le migliori menti di cui possiamo disporre all'interno dell'Università del Salento. Anche, aggiungo, in collaborazione con altri atenei, ad esempio l'Università LUM di Casa Massima o l'Università di Camerino, e aziende, soprattutto le aziende che poi ci auguriamo integrino e portino sul mercato le soluzioni che sviluppiamo, insomma, per rendere la produzione di cibo più sostenibile. Ecco, io potrei anche sbagliare perché questa è una mia intuizione che magari propongo, poi puoi dirci se è vera o no. Però essendo poi l'ambiente controllato e comunque delicato perché interagiscono forme di vita differente, immagino anche che tutto quel mondo poi necessario all'aperto di diserbanti o comunque di trattamenti chimici, vuoi o non vuoi, necessari, che però per noi sono veleno, ecco, con questo tipo di tecnologia diventi innanzitutto non necessario e quindi prodotti di una qualità migliore da questo punto di vista. L'intuizione è corretta e lo dobbiamo stressare. Idealmente, e mi permetterete l'utilizzo di questo avverbio, l'acquaponica dovrebbe sostenersi così com'è, valorizzando il più possibile gli scarti dell'allevamento. In realtà qualcosina la dobbiamo addizionare, soprattutto per consentire alle piante di avere tutti i nutrienti necessari per crescere, ma si tratta sempre di soluzioni organiche, quindi no pesticidi, no sostanze che possano in alcun modo minare la sopravvivenza sia dei pesci sia delle piante. Come dicevamo in precedenza, cercando di mimare il più possibile quanto avviene in natura. Ecco, tante volte cosa succede però? Che l'innovazione, per quanto importante e fondamentale per lo sviluppo delle nazioni, dei popoli, genera diffidenza. Come la mettiamo con quest'aspetto? E non posso che confermare, anche questi sistemi generano diffidenza, generano paura perché, ripeto, soprattutto poi quando si inseriscono, come avete visto nelle immagini che state trasmettendo, all'interno di un edificio, per esempio, si allontanano dal nostro immaginario. Nella nostra idea, anche romantica, il cibo che abbiamo sulla nostra tavola è frutto del lavoro di un contadino che lavora la terra e che, diciamo, utilizza nulla più, di quanto la natura non gli dà. In realtà così non accade e non accade ormai da moltissimi anni e le conseguenze purtroppo le stiamo pagando e purtroppo, come dicevo anche qualche minuto fa,
gli effetti dei cambiamenti climatici ci portano a dover riconsiderare la produzione e inserirla in ambienti tutelati, controllati. Questo, mi rendo conto, è un po' faticoso da accettare. Perché? Perché si associa ad un'idea di artificialità che contrasta con l'idea di naturalità che più ci appartiene, che è insita in noi. Occorre tempo anche per far acquisire consapevolezza alle persone sull'importanza di questa pratica per la salute dell'uomo, dell'ambiente e degli animali. E sicuramente il tempo ci dimostrerà che tutti i nostri sforzi ad oggi e anche futuri avranno avuto un senso. Ci sono degli impianti di acquaponica e nel resto del mondo sono un po' più diffusi anche grazie al fatto che, per esempio, negli Stati Uniti possono applicare alla certificazione biologica. Qui in Italia, in generale, nell'Unione Europea non si può fare e questo vale soprattutto per la coltivazione idroponica, che è uno dei segmenti, dei due segmenti dei sistemi acquaponici, ma quando anche il legislatore si adeguerà e quindi probabilmente io mi auguro nei prossimi anni avremo anche noi la possibilità di dimostrare che è una pratica biologica, intrinsecamente biologica, probabilmente questo aiuterà il consumatore ad avere più fiducia nei confronti di questa pratica. Effettivamente sì, intanto noi esprimiamo profonda gratitudine per Gratitudine e anche quanto. ammirazione, perché è veramente un bel progetto, mi Sì, sento di e dire, sì. anche perché ecco, le tante professionalità che come la tua lavorano quotidianamente su questi progetti sono dietro le quinte, spesso e volentieri, e quindi ecco, il senso di gratuità è ancora più alto perché lo fate con grande passione, impegno, professionalità. E forse proprio per questo servono quei festival sull'economia, l'ambiente, la sostenibilità di cui si parlava prima anche con il direttore del Sole 24 Ore, per cui l'augurio di continuare a lavorare con impegno e dedizione per generare buone pratiche, quelle che ormai si rendono indispensabili più che necessarie per il nostro pianeta. Io vi ringrazio, se posso rinnovare i ringraziamenti a tutto il team che in questo momento si è fermato, lo so perché continuo a ricevere screenshot della diretta, quindi li ringrazio, non posso che ringraziare tutti quanti perché serve passione e i miei colleghi ed io ce ne mettiamo tantissima. Grazie a voi per averci dedicato questo spazio. E per qualunque informazione i nostri contatti sono disponibili. Sentitevi liberi anche di sottoporci le vostre curiosità, i vostri dubbi. Noi siamo qui. Molto volentieri, grazie ancora dottoressa Blasi, il nostro tempo È giunge al finito, è termine. finito, è giunto al termine, quindi a noi resta solo che lanciarvi sempre queste proposte e l'appuntamento a lunedì prossimo, sempre con la regola della sostenibilità. Buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.